Devo parlare piano. Benvenuti o bentornati sull'angolo di Saidori. Ecco, questo non l'avevo detto. Devo parlare piano perché Pablo dorme. È sabato mattina, 23 di dicembre, e io sto andando a lavoro. Ma anche voi vi si formano sti nodi qua dietro agli alati ieri. Ma quando uso la sciarpa, i cappucci dei cappotti, felpe, eccetera, mi si forma un groviglio qua dietro. Mi si toglie lo scalpo. Vabbè, allora devo andare a lavoro e quindi ho detto faccio il get ready with me con la biancheria lavata ieri sera, perché se no non svegliavo lui che sta ancora dormendo. Allora, sto cercando lui. Avete già visto il video sullo skincare? Peraltro una ragazza mi ha chiesto: ma questo contorno occhi lo vedevo ancora umidino, si assorbe bene, assorbe benissimo, si assorbe benissimo, ma ne avevo messo 1 chilo, infatti adesso l'ho distribuito, vedete, mezzo e mezzo, ed è perfetto. No, prima di mettere questo qua della Lavera, devo mettere le goccine di vitamina C, quelle di Vichy. Gote, poi metto il siero e poi la crema e poi mi do una truccata veloce qua, tipo un quarto d'ora in tutto, e poi devo volare, volare, volare. Ragazzi, oggi sono terrorizzata. Scusate la biancheria, ragazze, ma io ieri ho dovuto fare una lavatrice e ho detto: le ragazze non si formalizzeranno. Io il bagno dove mi trucco io alla biancheria. Perché qua, ragazze, siamo a Milano. No, ma io non l'ho messo il siero. Oggi sono qua a Milano, non è che si può stendere fuori, ci sono 0 gradi, ti si ghiaccia la biancheria. Quindi devi stendere per forza in casa, se no la roba non si asciugherebbe mai. Infatti l'ho fatta ieri notte. Sono già asciutti, lo sapete, però ovviamente non ho tempo di tirar giù e mettermi a piegare, perché io non stiro, sia mai. Cioè, mia mamma stirava anche le lenzuola, parliamone. Forse è cresciuta con sti traumi. Ho deciso che non facevo per me. Infilati. Quindi io non stiro. Cioè, veramente stiro se proprio sono costretta. Tipo d'estate, robe di lino. Abitini di cotone, di quelli tipo cotone di camicia, no? Che si sgualcisce. Rare volte che Pablo usa la camicia. Se no io non stiro affatto. Ultimo step, slow age, che una ragazza mi ha scritto: se non uso il contorno, il filtro solare, ma questo ha SPF 25, quindi d'inverno per il sole inconsistente che c'è a Milano, contando che io esco abbastanza presto quando esco la mattina, ma di solito non esco la mattina perché lavoro a casa al PC, e quindi capisci bene che se esco poi pomeriggio c'è addirittura buio. Per cui non c'è neanche bisogno, però questo ha SPF 25, quindi siamo a posto. Ok, fatto questo, io mi devo truccare. Non metterò fondotinta perché siamo alle solite, tra freddo e compagnia bella. Ho tutta la dermatite qua, sono tutta screpolata e quindi non posso metterlo. Anzi, porterò lui nella borsa, che è quello che vi dicevo, il Sensitive Vegetal di Rocher. Me lo porterò dietro perché lo terrò nella pochette proprio lì a lavoro, e ogni tanto pulisco le mani, vado in bagno, lavo le mani, cicci, e me lo rispalmo in questa zona. Praticamente magari metto il correttore. Ops, mi sta cascando tutto, ma questo lo metto qua pronto a venire con me, perché sennò non so come fare veramente. Dopo un po' ho bisogno proprio di idratare, soprattutto all'ora di pranzo, quando faccio la pausa pranzo mi restauro. Allora, mi sono portata un po' di truccheria qua, l'ho messa dentro la pochette di Nabla, perché sennò non so come fare, perché sennò lo sveglio. È tardi, è tardi, è tardi, io devo uscire fra un'ora, però prima dovrei riuscire a caricare il video. E quindi devo finire prima. Allora, io uso un po' di questo prodotto che
Avevo nel Beauty, che è la base Magique, Base Magique di Biotherm, che è praticamente una base di siliconica che io adesso mi metterò qua sotto gli occhi, in questa zona, in modo che non mi tiri, non mi vada nelle pieghe. Cioè, ragazzi, alla fine le basi siliconiche a questo servono. Io brufoli mai visti in vita mia con le basi siliconiche. E invece mi aiutano a non farmi andare nelle rughette il correttore. Poi cosa mi serve? Mi serve un ombretto e quindi mi serve il mio pennello, quello magico di Real Techniques, la Chocolate di Too Faced. Vado a prendere un colore super chiaro, tipo questo, e vado a fare, anzi, no, però non mi dura se non metto il primer tutto il giorno, devo stare fino a sera, mi va nelle pieghe. Quindi, per quanto io non abbia una gran palpebra oleosa, che poi lì dentro la Rinascente, ragazzi, c'è un clima che veramente ti asciugherebbe anche se tu avessi la pelle unta, perché è secco. Sapete i classici riscaldamenti, è proprio secco. Però ecco, almeno il primer sulle palpebre. Per quanto riguarda il resto del viso, come vi ho detto, mi porterò la crema di Rocher e anche questa, che è l'acqua termale, se no non vivo, se no posso dire addio alla mia pelle. Ok, adesso inizio anzi con un pennello così e prendo l'opaco panna, lo vado a mettere qua, in questa parte. Cos'è che vi volevo dire? Che mi ammazzeranno oggi, ragazzi. Sarà veramente Madonna. Io mi aspetto la bolgia, ve lo dico. Cioè, presumo che ci sarà veramente la folla assurda. Ho veramente terrore di questo. D'altronde, chi non ha fatto i regali, scusate, anzi, tengo più bassa la palettina. Chi non ha fatto i regali avrà la fretta di correre e stracorrere, no? Presumo. Cioè, io non so se avete visto, ieri ho fatto un video che si chiamava Vlogmas. Voglio fare anch'io il Vlogmas. Perché tutti a fare sto Vlogmas, mancavo io. E non sei una vera beauty guru se non fai il Vlogmas. E quindi sono andata al centro commerciale, poi ho girato un po' il video e ho fatto Vlogmas. Comprare veramente tre regali, ragazze, in croce. Sono contenta se insomma c'è qualcuno che ha tanti soldi per fare tanti regali. Mi fa piacere, insomma, se qualcuno in questo periodo storico se lo può permettere. Io sono povera. È veramente un periodo in cui, ma, cioè, povera, ragazzi, in senso di totale rispetto verso chi lo è, magari veramente, insomma, io parlo comunque del fatto che ci sono sempre più spese. Poi pare che si mettano tutti d'accordo per farti arrivare le bollette nel periodo natalizio. Che bello, che bello! Allora, non ve l'ho detto, ma ho preso un ombretto luminoso. Ho preso questo qua, sapete quelli che uso io di questa marca Moda Eyeshine, cioè questo è il mio preferito. È quello che proprio, se non so cosa fare, metti lui e ti sei risolta la vita. Vedete, guardate, ti sei risolta il make up. Lo metto così all'inizio dell'occhio, verso il centro. E al centro più o meno mi stoppo. Mi risolvo proprio il look in 448. Oggi voglio provare il mascara di Clio e il My Lips But Better, che è sempre il suo rossetto, quello tra i più gettonati, no? Quello che dovrebbe fare le tue labbra enfatizzate al meglio, quindi My Lips But Better. Per cui, ok, io col luminoso mi stoppo, riprendo questo, prendo l'ombretto scuro e vado sulla fine dell'occhio. E così. Cioè, ragazzi, io non so come, cioè non sono abituata a truccarmi qua senza tutte le luci super giuste, perché ho quello lo specchio della Babyliss, no?
dove mi strucco da Dio, cioè non che io mi trucco da Dio nel senso di comodità e di luci. Però qua che devo fare? Ecco, di regola se lui sta dormendo, siccome è nel soppalco, la luce che uso giù non gli dà fastidio, ma è una questione di chiacchiere. Cioè, oggi rompo le palle se mi metto a chiacchierare, capito? Perché quel povero Cristo non riesce a dormire. Ve l'ho detto nel vlogmas di ieri, no? Che basta, ragazze, io veramente non farò altro. Questo è tutto il mio make-up. Aspettate che scarico. Vado a prendere quello chiaro e sfumo un po' qua. Sempre con il super chiaro. Sfumo. Fine della fiera, devo fare le sopracciglia. Ve l'ho detto che quella di sopra non la fa dormire perché litigano continuamente. Ragazzi, qua però devo andare nello specchiolino di fianco perché a vedermi qua l'anteprima, that's impossible, lo specchio là dietro è troppo. Sto usando questa, ma troppo lontano, la Glimmer Stick di Avon, che ha un bel colore rossiccio, che è rossiccio, insomma, ramato, che si abbina ai capelli di adesso. Ok, ho fatto le sopracciglia, piegato leggermente perché questo qua non funziona più, me lo devo ricomprare. Dark Love. Dark Love. Vediamo. Allora, innanzitutto lo apro, non l'ho mai provato neanche ad aprirlo, cioè non so come sia. Ma che scovolone cicciotto! Super ciccio. Io non li uso di solito tantissimo così grossi. Aspettate che qua mi casca l'ombretto, perché ho paura di sporcarmi. Vabbè. Allora, non so perché faccio così, di solito faccio così perché ho la base e la sporco, ma non ho la base, quindi posso andare tranquillamente. Allora, mi metto così e mi guardo allo specchio là, vediamo se riusciamo. Che così. Ah. Acchiappa bene però, perché io sempre. Sapete che ho quella teoria? Che se il mascara non acchiappa bene la base, non funge. Questo acchiappa bene. È che io se è piccolo lo sento meglio, lo aggrappo meglio, però devo dire che. Vediamo un po'. Mi sto mettendo il mascara guardandomi nell'anteprima. Si vede qualcosa? Non è. Secondo il mio parere, di quelli che sono pazzeschi, che oddio, però sembra, poi sapete, c'è la prima impressione. Non mi sporco, eh. Almeno poi sapete che cos'è che mi piace, che è grande qui, poi al centro di nuovo così e di nuovo così. Così se lo uso sia qua che qua è uguale, perché io non sono capace a cambiare mano. Cioè, uso sempre quella destra. Per quanto io di origine sia mancina, sono stata corretta e un sacco di cose le faccio ancora con la sinistra. Però non mettere il mascara. Non so che faccia, ho fatto e se vi può essere utile. Adesso io lo ripasso bene perché faccio sempre così. Almeno finisco gli occhi e poi ci torno. Ovviamente poi lo utilizzerò, e vi farò sapere. Adesso sapete cosa voglio fare? Finire di truccarmi, poi ci torno perché voglio vedere se diventa duro. Beh, comunque siamo arrivati al punto in cui dovrei usare un correttore. Uso questo di Idun Minerals, che mi porterò anche dietro perché, se riesco a aprirlo, è veramente ricco di olietti, quindi è molto nutriente. Proprio ricco, ha l'olio di. Non mi ricordo mai come si chiama l'olio che ha. Sicuramente credo che abbia quello di jojoba. Però neanche un altro, io non mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque molto molto idratante. Vado a bagnare la spugnai e vado a sfumare un po', perché è chiaro.
per mia face. Però sapete ragazze che cosa? Se ne va se lo tampono con la spugnetta. Dovrei farlo col dito, quindi io adesso ne metto un po' del mio amatissimo Fit Me di Maybelline. Sapevo sarebbe andata a finire così. Ok, così è un po' meglio. Almeno le occhiaie, ragazze, non dico tanto, però sono andata sul mascara. Brava, complimenti. Mi sono data un colpo sulle ciglia, guardate il disastro che ho fatto. Torno subito. Ok. In pratica ho dato un'ovettata sul mascara fresco. Così. Ok. Si vede molto la differenza col rosso, però io faccio questo lavoro, vedete? Passo poi un pochino la spugnetta in questa zona, in modo da minimizzare i rossori. Però non posso mettermi anche qua perché ho proprio la dermatite. Poi adesso vedrete che col blush si bilancia un po' tutto, no? Vedete, qua è un po' diverso, ma non posso fare altrimenti. Questo è il massimo che mi posso permettere. Prendo un po' di cipria, di quella di Kat Von D, vado a fare un soft baking. Mi sono dimenticata il pennello per portarla via. Adesso lo vado a prendere, così la vado ad asportare. Torno subito. Ok, pennellone. Via. Ho preso questa, la cipria HD. Faccio giusto così. Ma non che io abbia lucidità qui, anzi, ho la dermatite, non avrei dovuto metterla. Va bene, Silvietta cara, blush. Metto il Butter Blush di Physician Formula per darmi una parvenza di vita sulle guance. Guardate come già cambia, no? Cioè, comunque senza un velo di trucco, non mi piace. Quando vado a lavoro dico, ieri sono uscita senza trucco, l'avete visto nel vlog. Nel Vlogmas! E basta, non metto neanche terra, ragazzi, basta così. L'ho portata, ma non la metto. Basta, basta, basta. Vado a prendere il rossetto, un velo di burro cacao. Burro cacao. Allora, rossetto di Cliazza. Cliuzza, anzi, che Cliazza. Povera Stella. Allora, questo è il My Lips Butter. Sì. Che colore fantastico! Appena lo mettete, sembra stracremoso, però se è come l'altro che ho, si fissa benissimo. Espatrio verso lo specchio nel quale mi vedo da vicino. Ok, fatto. Contate che poi io l'ho messo sul burro cacao, che non sarebbe il massimo. Però ragazzi, non si fa veramente niente di meno oggi perché ho le labbra devastate. Io direi che alla fine è un look curato che ci può stare a lavoro. Metto il Hangover 3 in 1, questo qua di Too Faced, così fisso il poco di trucco che ho. Buona, ha un odore di cocco pazzesco. Basta, metto un po' di profumo, cioè, metto questo qua che avevo nel beauty, il Fleur de Tiare, l'avevo presa alla Upim, super estivo, Fleur de Tiare. Oh, non può mettere Fleur de Tiare in pieno dicembre, cioè sto andando in spiaggia, ragazzi. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. E basta, cremina per le mani. Crema mani alla rosa, sì, la mettiamo prima di uscire, la portiamo anche dietro. Adesso devo raccogliere tutto sto macello di beauty, farmi un mini beautino delle cose essenziali da portarmi a lavoro. E quindi adesso trasferisco gli essentials. Ho tolto il ciuffo dalla fronte perché sennò me lo bagno. Io direi che è a posto. Mi metto
un maglioncino nero, vedete, a collo alto perché veramente fa freddo, e avrò anche un cardigan sopra a cipolla perché se in rinascente fa molto caldo me lo levo, diversamente tengo tutte e due perché non mi voglio ammalare. Sono vestita, questa si è un po' sporcata di cipria ma tanto è sotto, quindi chi se ne. Basta, questo è quanto. Ah, il mascara. Avevo detto che riapplicavo il mascara. Ci siamo. Su, su. Rimane morbido. Non si è indurito per ora. Vi farò sapere. Ci piaci, per ora ci piaci il mascara di Clio. Ripeto, io non sono abituatissima con quelli con lo scovolino così grosso, perché adoro quelli con lo scovolino mini, 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 mini. Ma come ha detto Clio quando ha presentato, se non avete visto il vlog nel quale sono andata nel suo negozio, vedetevelo perché c'è il discorso di Clio molto carino alla fine del video. E lei l'ha detto, il make-up è soggettivo, non vuol dire che se un prodotto lo faccio io deve piacere a tutti o a me piacciono tutti i prodotti. Ognuno ha i suoi preferiti ed è così, perché ognuno, il make-up è soggettivo, non esiste che la recensione che faccio io è quella vera, se ne parlo male, se la fa un'altra e dice che invece ne parla bene, la mia è vera e la sua è falsa. Sono due opinioni diverse. All'interno di queste ci possono essere anche opinioni fake di gente che dice è figo per piaggeria, ma voglio dire, non è detto che sia così. Bene, è ora di andare a lavorare, vi mando un bacio, ci vediamo domani sempre alla stessa ora perché è festa, quindi andrà online alle 15:30. Un bacio, ciao!